Pure il Napoli è riuscito ad interrompere la serie positiva dell'Atalanta. Bianchesi su rigore ha pareggiato la rete iniziale di Silenzi. Marco Civoli. Napoli vantaggio sugli sviluppi di un piazzato di Alemão. Careca lavora bene in area, assist in diagonale per Silenzi che sfrutta il rimpallo ed è l'1-0. Siamo al 16esimo. Napoli vicino al raddoppio qualche minuto più tardi. Su angolo di Crippa, lo vediamo, è abile nello stacco lo stesso Silenzi. Ferron, riflessi puntuali. 32esimo, Orlandini per Valentini nell'Atalanta che continua il gioco dei piazzati con Bianchesi direttamente dalla bandierina, pericolo per Galli. 46esimo, Zola ben imbavagliato da Minaudo che su licenza di offendere Caparbio offre a Caniggia il pallone dell'1-1 argentino, però in fuorigioco segnalato dal collaboratore di Lucci. Ripresa, 22esimo, errato disimpegno di Tarantino, Caniggia da 2 metri sullo scatto a Blanc e trova sulla sua strada Galli. Impatto che per Lucci significa rigore ma non espulsione per il portiere del Napoli. Lucci indica il dischetto, Galli rotola ancora per terra e poi viene trafitto dalla perfetta esecuzione di Bianchesi per l'1-1. Ed infine 25esimo, Galli si oppone stavolta con giusto tempismo alla deviazione aerea di Caniggia. Ed ora microfono a Jacopo Volpi. Sull'1-0 stavamo giocando un buon calcio, non riuscivamo ad entrare in partita e poi dopo abbiamo riaperto noi con quell'episodio negativo. Giorgio, soddisfatto più del risultato, del gioco, del pareggio? Ma del gioco sicuramente, delle possibilità che abbiamo avuto e mal tradotte, questo no, e del punto in casa sicuramente il Napoli porta via qualcosa di più. I lamenti di Raniere Giorgi fanno l'1-1, giusto così perché la partita ha offerto altri spunti di cronaca da una parte e dall'altra. Alemão, sostituito nella ripresa, non ha gradito possibile annuncio di un altro caso a te Maffei. E siamo alla moviola del 90esimo.